Il 93-94 è il campionato della Fiorentina in Serie B. I viola comandano la classifica dall'inizio alla fine. È anche il primo anno di Claudio Ranieri sulla panchina gigliata. La stagione della Fiorentina in Serie B nel 93-94 inizia con la decisione della società di trattenere Batistuta e Effenberg. Oltre a te arrivano tra gli altri Robbiati e Toldo. Quindi non era in Serie B, era in Serie A a tutti gli effetti, perché poi con quella squadra il campionato vincemmo già a marzo, era già vinto, era facile, facilissimo, con un allenatore bravo come Ranieri, un presidente così come Cecchi Gori, però fu facilissimo. Era una squadra ben organizzata, omogenea, dove furono lanciati giovani interessanti, perché noi ricordiamo chiaramente Batistuta e Effenberg, ma quell'anno fu l'anno di Flacchi, fu l'anno di Banchelli che poi si fece male, fu l'anno di Robbiati che arrivava dalla Serie B. Ranieri che regole dà al gruppo? Quel gruppo per lui è sacro, non esistono star, non esistono stelle, Batistuta forse era l'unico che aveva qualche privilegio, giustamente, però lo sta dimostrando anche in altre parti, ha privilegiato sempre il gruppo e sta alla sua forza, ecco, quello di avere un gruppo sempre compatto. Quell'anno fu fondamentale l'apporto dell'allenatore, perché l'allenatore costruì una squadra fortissima, solida, come sono quasi tutte le sue squadre. Riuscì anche a sopperire spesso all'assenza di Batistuta, quell'anno fece un sacco di viaggi in Argentina per le qualificazioni mondiali, e riuscì anche a domare uno spirito ribelle come era quello di Effenberg, che gli tolse la fascia da capitano. Effenberg come si adattò al campionato di Serie B? Lui era molto restio a scendere di categoria. Male, si è adattato male, grande giocatore, però grande personalità, andava spesso per fatti suoi. Lo ripeto, noi vecchi che dovevamo dare l'esempio, invece l'esempio non l'abbiamo dato, e grazie ai giovani che facciamo un buon campionato. Effenberg era un giocatore recalcitrante in assoluto, cioè era uno che non accettava un ordine, un regolamento, era uno che badava non a se stesso, ma aveva un suo modo di intendere il gioco. Effenberg è stato per me uno dei più grandi centrocampisti d'Europa. Tant'è vero che poi andò via dalla Fiorentina e vinse la Champions League col Bayern. Come fu il tuo inserimento in squadra? Ma è difficile, perché venivo dal Toro, avevo vinto la Coppa Italia e la Serie B non normalmente, psicologicamente sottovaluti la Serie B, anche se poi per quella squadra fu facilissimo. Giocai 15 partite, la prendemmo, diciamo, noi vecchi, gente d'esperienza, meno male Bati gol fece 15 partite e 20 gol, quindi il suo lo fece, però io, Effenberg, diciamo quelli più importanti, giocammo male, perché psicologicamente pensammo che la Serie B era inguardabile. Quelli che dovevano fare la differenza, tipo noi, non la facemmo. La partenza della Fiorentina in campionato è molto buona, vittoria a raffica, anche molto larghe nel punteggio, e si fanno largo tra gli altri Robbiati e Banchelli. Sì, Banchelli, che secondo me ha avuto una carriera che non ha rispettato le sue potenzialità, era un attaccante di area di rigore un po' pigro, però questi giovani furono veramente una spinta importante. Mi ricordo il tedesco, come dicevo prima, Robbiati, Banchelli, il loro entusiasmo ci servì tantissimo. Robbiati è stato un giocatore di cui era normale innamorarsi. Aveva quel sinistro
metteva la palla a Mariolino Corso, cioè metteva la palla veramente dove voleva, non aveva fisico. E ricordo che il vice di Ranieri, Antenucci, un personaggio che potrebbe stare benissimo, bravissimo allenatore, ma potrebbe stare benissimo in un'opera di De Filippo, lui era molisano, ricordo che mi raccontò che a un certo punto, quando la Fiorentina prese il largo in Serie B, fu deciso di mandare Spadino a irrobustirsi in palestra, cioè lo tolsero dalla squadra e dissero: tu per 3 mesi lavori solo in palestra, e prese 6 etti. Quindi, come dire, non facendo uso di sostanze additive, quello fu il risultato di Arrobbiati. Quanto a Banchelli, è il Banchelli del paese mio, è cresciuto nel cortile sotto casa mia di Montelupo, per cui lo vedo come un fratellino, l'ho sempre visto così, e faceva un sacco di gol, aveva ed ha, ora penso che sia un po' sistemato, ha una testa alla sua maniera, avesse avuto più testa con i mezzi che aveva, era sicuramente Borgonovo, era Paolo Rossi, era un cannoniere. Quali consigli davi tu, che eri molto esperto, ai più giovani? Sicuramente dava difensore, c'era Di Sole, poi c'era anche Campolo, ai giovani che venivano dalla Regina, poi Tedesco. E a Di Sole dicevo sempre di entrare più duro, normale, e di farsi sentire, perché gli attaccanti giustamente non avevano rispetto ai difensori, quindi il difensore doveva far rispettare. Però per loro è stato bello da allenarsi con gente che avevamo visto in televisione, magari in Serie A. Abbiamo parlato dei giovani, tra questi va inserito anche Toldo, che in quel campionato di Serie B iniziò a far vedere tutta la sua classe. Sì, iniziò, secondo me il suo miglioramento è stato merito anche di Pellizzaro, che era uno dei portieri e anche ancora collaboratore di Ranieri, grande fisico, poca personalità, però poi ha iniziato. Io infatti gli dicevo che eravamo noi difensori che dovevamo proteggere lui, non lui a proteggere noi. Le difensori erano abbastanza esperti, dai, io, Carnosciari, c'era anche Pioli, quindi, però lui iniziò da là, sì, da una grande squadra, fu un grande colpo di mercato perché poi lo pagarono anche poco. In una partita a Firenze contro il Pisa, la Fiorentina vince 4-1, Battistuta realizza una tripletta e un gol, lo segna con una mezza girata al volo dopo un cross di Dell'Oglio. Vabbè, per Bati quell'anno fu come andare a fare una passeggiata. Giocò pochissimo perché nella stessa nazionale, però ebbe una media impressionante. D'altronde quella Serie B era poca cosa, e poi noi avevamo Baiano, si era infortunato, cioè avevamo gente di esperienza, Carnasciare, quindi era una squadra sprecata per la B. Io mi ricordo di quella partita, non vorrei sbagliarmi, ma mi ricordo una papera incredibile di Toldo che mi costò poi una mezza discussione a Marchegiani. Racconto brevemente. Toldo, non so se era sul 3-0, comunque il risultato acquisito, prese una palla con i piedi, uscì, fece per scartare un giocatore del Pisa, un giocatore del Pisa gli prese la palla e fece gol. Poco prima, Marchegiani aveva fatto una cosa simile in Italia-Svizzera, la partita della nazionale. E allora io nelle pagelle di Toldo scrissi e ricordava la papera di Marchegiani. Poi ho rivisto Marchegiani poco dopo a Coverciano, ritiro della nazionale, ah, grazie, ti sei ricordato di me nella pagella di Toldo. Il 5 novembre 1993 muore Mario Cecchi Gori. Che rapporto avevi instaurato con lui? Meglio con lui che col figlio. Mi ricordo anche la signora Valeria aveva... mi vedeva bene. Invece Vittorio, tanto è vero che poi finì fuori squadra, me le cercai anche, perché poi alla fine qualche espulsione mi sono andato a cercare, andavo a cercare gli avversari. Mario era la mente, no, della famiglia, era il personaggio vero, l'anima della Cecchi Gori Group. Quindi andandosene via lui, penso finì la storia della Cecchi Gori Group. Una folla incredibile ha assistito ai suoi funerali in Piazza Santa Croce. Si ricorda ancora l'applauso a Matarrese, e quello fu epocale, perché Matarrese era uno degli indiziati, secondo la tifoseria, dei colpevoli della retrocessione della Fiorentina.
di quei giorni ho come ancora una sensazione forte, cioè che la squadra era come se alla squadra fosse venuto a mancare un genitore a cui i giocatori non avevano fatto in tempo a dirgli quanto gli volevano bene, perché l'avevano fatto disperare, povero uomo. L'anno prima la retrocessione era stata una mazzata incredibile, una squadra fortissima, quantomeno da zona UEFA, quantomeno, e invece era retrocessa. Io mi ricordo Lessi anche in chiesa, c'era Berlusconi, e però sì, tantissima gente, anche perché lui aveva creato un impero che poi il figlio non ha saputo gestire. Esercitava molto fascino, molto carisma, la gente lo seguiva. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Il cammino della Fiorentina procede senza intoppi e la matematica promozione arriva un mese prima della fine del campionato con una vittoria 5-1 sull'Ascoli. Il pubblico però non festeggiò quel traguardo perché molti giocatori l'anno prima si erano macchiati dell'onta della retrocessione. Giustamente senza festeggiamenti, perché lo ripeto, era una squadra sprecata per la Serie B, quindi era un dovere. Tant'è vero che giustamente anche la società non mise neanche premio promozione, sarebbe stato assurdo con quei giocatori. La curva all'inizio ci anche contestò, però poi mi è rimasta impressa l'ultima partita, se non sbaglio, un Fiorentina Cireale, con la Fiorentina già promossa, la Cireale già retrocessa, eppure c'erano 30.000 persone. Incredibile l'amore di questa città per la squadra, no? Ma per tutto l'anno fu così. Quando ti raccontavo prima del debutto della Fiorentina al Tupparello, c'erano 500 tifosi della Fiorentina a Cireale. E mentre la squadra si scaldavano erano cori di insulti nei confronti della squadra e cantavano siamo qui solo per la maglia, per cui per quello dicevo fu un anno difficile, cioè non semplicissimo come dice la classifica e come dicono i risultati e come dicono i nomi dei giocatori, un anno difficile da un punto di vista ambientale, perché quello che dicevo prima per Mario Cicchiore lo stesso va detto per la tifoseria, perché anche nei loro confronti la Fiorentina, la squadra, doveva riparare il debito.